Qual è stata anche la finalità di questo intervento. L'intervento
centro culturale, secondo me abbiamo chiamato oggi, considerare che presenza, è un'esigenza sentita, è un intervento che oggi ci consente, e non a caso abbiamo aperto oggi con questa collettiva d'arte gli artisti del nostro Gallo, che ringrazio il Gallo. Aver riconosciuto il valore dell'idea, aver finanziato per intero l'opera che è stata realizzata. Fare realizzare un centro culturale vuol dire guardare con attenzione a quelli che sono i processi di partecipazione di una città. Questa è la Chiesa che oggi sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno esprimere la propria arte, che vorranno presentare un libro, creare un simposio letterario, confrontarsi anche su quelle che sono le problematiche del nostro territorio. Una per tutte, vorrei far vedere quest'opera. Bellezze architettoniche, paesaggistiche, e insieme stiamo cercando
candidati, bisogna stiamo facendo in piazza, qui, piazza Caduri, piazza Castello, stiamo cercando di dare uno slancio e una modifica della nostra città in modo da renderla ancora più un attrattore turistico per quanti decidono di raggiungere la Grecia da Vittima e la città di Marcano in particolare. Ringrazio la mia amministrazione che ha deciso di sposare sia la precedente sia questa amministrazione che ha deciso di sposare questo progetto con Ponte Vasco. Si unisce agli altri interventi che stiamo facendo per creare un unico e un discorso di valorizzazione piena e di funzione, quindi dare sia la possibilità di avere dei servizi come questo, sia di guardare a livello alla tendenza con l'eliminazione anche delle varianti che consentono di avere una visione ampia della delle piazze coinvolte negli interventi che stiamo facendo. Più in là punteremo poi il urbano che è questo intervento. Ultima nota, sempre in collaborazione con Pietro, renderemo l'affresco che è l'ultimo intervento da fare in questa chiesa. Successivamente con altre altri fondi li metteremo a disposizione dell'amministrazione comunale e anche un gruppo di uso da parte della diocesi. Io vorrei continuare, mi fermo qui e fatti diciamo questi saluti, vorrei passare la parola ai consiglieri e all'assessore Mauro della Domanda che ha seguito ovviamente. Thank you.
seconda volta che vedremo quest'anno anche nel restauro, la parte dell'altare che non era prevista per questo progetto, che prevede appunto la riqualificazione funzionale, quindi la realizzazione di questo centro culturale. Ora, se la invito a piacere di intervenire, la invito qui a dire la parola prima di lasciare appunto la parola ai per la vita della spiritualità, ma anche per la vita della natura e dell'arte,
possiamo sentire la presenza. Questo è il mio augurio e la mia gratitudine al Signore, perché possiamo riutilizzare in pienezza questo lavoro che è stato voluto dai nostri padri e che finalmente è di nuovo fruito. Grazie. All'interno di un mondo. Ecco qui, questa è la
poi l'intervento della nuova pianta che questi anni stanno tenendo. Vedete come abbiamo una lettura, vedete, abbiamo proprio una lettura completa delle rivolte, e quindi è visibile da ogni punto della piazza. E questo è significativo perché la Chiesa, se abbiamo il nostro centro culturale, diventa elemento, diciamo, elemento proprio caratterizzante dell'intero intervento, diciamo, della piazza. Sfidiamo sommariamente almeno dal medico come si sviluppa, voglio dire, il centro culturale. Io non so se chiamano centro culturale, chiamano chiesa, diciamo, chiamiamo lo centro culturale, così non vuol dire che nessuno. Allora, vediamo come la preventiva, vediamo che a livello pratico la chiesa di centro culturale si sviluppa in un'unica navata. Si evidenziano subito che cosa? I pilastri che determinano due campate coperte come le classiche volte stella, volte, diciamo, del nostro territorio, volte che sono che caratterizzano il nostro territorio. Al di sopra voglio dire dei tassi, di sopra questi altri, tutto stesso, che determinano poi degli elementi che portano ad evidenziare quello che là, che sono le fine quattro finestre che ritroviamo al di sopra, diciamo, dell'altro di sopra della cornice. Vediamo come inoltre nella zona, diciamo, vedete questi grossi bastioni finali che determinano l'identità, definiscono proprio lo spazio del presbiterio, diciamo, che è sollevato di un gradino che su cui praticamente ritroviamo l'altare addossato in pietra ricente, dedicato ai servizi di Cosmo e Damiano, e sovrastato proprio da questo affresco raffigurante lo Spirito Santo. Ecco, qui abbiamo le immagini della prima chiesa, qui abbiamo una visione verso l'altare e una visione in controcampo. Questo è per ricordare come era la chiesa, ma vediamo come l'elemento dell'involucro edilizio era una situazione, voglio dire, abbastanza degradata. Vediamo tutti questi crimini, vediamo tutta una serie di problematiche che troviamo su tutti i fronti, e vediamo poi nella sua semplicità la bellezza di questa chiesa, nella sua semplicità del prospetto principale. Vediamo come il prospetto principale è caratterizzato da queste due lesene che sono a risalto rispetto al paramento frontale. E le due lesene, cioè, sono sormontate da questa cornice contigua, e poi abbiamo le due guglie con il sovrastante il frontone e con la croce che è il sovrastante il frontone. Questa è invece la situazione all'interno. All'interno vediamo quali erano le problematiche, voglio dire, dell'unità ascendente. Cioè, praticamente la chiesa era in situazione, voglio dire, veramente precaria. Vediamo come l'unità è il grosso problema del nostro territorio, voglio dire, l'unità ascendente, perché siamo anche le nostre case, ma la situazione, diciamo, che abbiamo trovato nelle tradizioni, trovato in chiesa, è appunto questa. Se vi guardate intorno, vediamo poi, questi problemi sono stati risolti in che modo? Utilizzando un sistema definito ormai la verità utilizzata, che viene diciamo, usato prevalentemente negli immobili storici, dove questo strumento ha fatto un'inverte la qualità, cioè fa sì che l'acqua non salti per capitalità, ma invertendo la capitalità dove deve scendere. Ed è stato ormai da anni utilizzato, e vediamo come questo strumento riesce a risolvere il problema. Ci auguriamo anche questo strumento che viene progettato e realizzato determinando in relazione alla superficie
viene calcolato a misura per ogni comune. Non in costo però, perché ecco perché in molte case come dire, non ce lo ritroviamo, però per queste cose sono le nostre comunità di mercato, andiamo avanti. Ecco qua, diciamo che qui ci sono alcuni elaborati definiti proprio alcuni elaborati diciamo, progettuali, in cui vengono individuati le problematiche e anche le soluzioni per risolvere questi problemi. Si ribadisce ancora quello che può fare, ho detto in premessa, che la rimodificazione non è tutto intesa solo esclusivamente a carattere di giudizio, ma anche funzionale. Di fatto la migliore conservazione del bene può attuarsi solo con un diritto compatibile e con il continuo di cuore, che possa garantire quindi una costante manutenzione, sia come luogo sano che come luogo di aggregazione e condivisione sociale. Ritengo che questo sia, ho potuto leggerlo, voglio dire che questo sia una importante, fondamentale per il diritto del mondo. Ecco che diversi sono stati gli interventi, di consolidamento che poi parlerà il collega di Michele Magliagnano, interventi di salvamento e restauro, facimenti e impiantamenti e rigenerazione. Ecco, queste poi, qui dobbiamo anche ringraziare la dottoressa l'architetto Catalano, che ci ha seguito passo passo nelle diverse operazioni. Ringrazio anche il Restore d'Europa, abbiamo praticamente fatto dei saggi per verificare la serigrafia, per eventualmente voglio dire scoprire cosa c'era di sotto delle arancine, cosa c'era di sotto dei pittori, perché tutto quello che voi vedete, questo finto marmo qui nel presbiterio, il rivestimento ai lati della prima campana, ma sulle sue pilastri non era veramente visibile. Noi abbiamo scoperto questa realtà, quindi è stato anche uno scoprire momento per momento durante i lavori. Abbiamo scoperto come dire questo effetto magico che è molto gradevole, che ha fatto anche voglio dire questo effetto magico, ha fatto anche molto molto bene, perché si vede una pittura in astrone come se fosse composto da tutta la serie di quindi questa operazione di analisi della serigrafia non è stata fatta soltanto superamente curata, è stata fatta anche di questo tipo di indagini della serigrafia superamente curata. Questo è quello che piace comune, vedete questa decorazione con questa cornice verde che troviamo sottata. E è stato fatto anche per tutte le opere di il contorno, come vedete, chi se lo ricorderà. Sarà fruibile ogni giorno dalle 17 alle 20.
E insomma, parliamo di sempre di carriera. Principalmente al contenimento delle spese.
prima di tutto compatibilità strutturale sia dal punto di vista materico che tecnologico. Materico utilizzando principalmente un ampio cioè perfettamente compatibili con l'edificio storico. Immediata leggibilità e interpretabilità dell'intervento e protezione soprattutto a reversibilità. Quindi gli interventi di consolidamento realizzati sono principalmente sono stati due. Il primo ha riguardato il posizionamento di due galerie di traversabili, pista con camminare. Si vedono in alto. Si vedono, sì, ce l'abbiamo anche per la presentazione, però visto che abbiamo qui. Perché hanno capito sin dall'inizio che in questo modo si può operare.
veramente realizzare, si possono veramente realizzare attività ed opere